Bella ragazzi, sono Fede e benvenuti all'Accademia. Oggi parliamo di una cosa, di un fatto nuovissimo, fighissimo, e sono praticamente delle parole di Toriyama estrapolate che ci hanno dato probabilmente l'origine del Super Saiyan leggendario. Ma prima di sapere chi è il Super Saiyan della leggenda, iscriviti al canale, metti mi piace e commenta, perché comunque sia ce n'è da parlare. E se effettivamente questo tipo di saga, perché alla fine potrebbe essere preso effettivamente e sviluppato, ne viene fuori qualcosa di veramente figo. Ecco, allora andiamo un pochino a parlare di questo Yamoshi, perché effettivamente è il nome che è trapelato di questo personaggio, che dovrebbe essere l'origine che poi ha portato a creare il rito per effettivamente ricercare il Super Saiyan God, la trasformazione proprio, che vediamo poi nell'anime La Battaglia degli Dei. Ma andiamo un pochino più nello specifico, perché effettivamente il nuovo numero del magazine Sakyo Jump, con un po' di domande azzeccatine, ti tira fuori un po' di storia sui Saiyan e sull'origine dei Super Saiyan. Allora, anzitutto si parla proprio della base, cioè come si fa a diventare Super Saiyan? Ecco, ci sono delle cellule S, no? Che sono presenti un po' tutti quanti i Saiyan, però alcuni hanno maggiore concentrazione e si risvegliano solamente se hai il cuore calmo e hai, insomma, rispetti delle caratteristiche. Va bene, insomma, il discorso, il succo è proprio questo: queste cellule S ti permettono la trasformazione. Non tutti possono diventare effettivamente Super Saiyan, non tutti i Saiyan, come sapete bene, non diventano guerrieri combattenti, sia chiaro. Fondamentalmente si misura il potere alla nascita, se si è, diciamo, ritenuti meritevoli si diventa guerrieri di fascia elevata, altrimenti di fascia bassa o addirittura ingegneri, tecnici e così via. Poi, come insomma, sappiamo bene, Goku è partito dalla fascia bassa, ma un'altissima concentrazione di cellule S gli ha permesso di spaccare veramente tutto e salire un pochino nella scala della potenza fino a diventare effettivamente una bestia. Ecco, tutto questo va un pochino a incidere poi su delle domande che ci siamo fatti per tanti anni. Com'è possibile che i Saiyan, quelli che ci stanno nella serie, diventano tutti Super Saiyan? Ecco, anche il fatto che i figli di Vegeta e Goku diventano in breve tempo Super Saiyan è perché c'è un'alta concentrazione di cellule S e soprattutto vivono in un ambiente che è quello della Terra, ben diverso dal pianeta Vegeta. Quindi l'ambiente più il grande quantitativo di cellule S gli ha permesso un'esplosione di Super Saiyanesimo, chiamiamolo così. Chiaramente, come ho detto prima, il cuore calmo sì, però ci vuole anche un livello di combattimento piuttosto elevato per diventare Super Saiyan. Non è che tutti prendono, se hanno il cuore calmo, sono già super focalizzati, boom, gli crescono i capelli subito per aria. No. Ma andiamo un pochino più a fondo su questo Yamoshi, perché è la nostra star della puntata. Yamoshi, nome che viene da Moyashi, probabilmente in giapponese, che vuol dire soia. Quindi ritorniamo e proseguiamo la grande linea di giochi di parole legati al cibo per i nomi dei Saiyan. E praticamente lui potrebbe essere quello che ha dato inizio poi a tutto quanto, al Saiyan della leggenda, al rituale per diventare Super Saiyan God, e poi alla fine abbiamo adesso un Goku e un Vegeta fantastici a questo livello di potenza. La storia è drammatica di questo Yamoshi, perché riesce effettivamente, è un Saiyan, riesce in tempi antichissimi a diventare Super Saiyan. Perché? Perché voleva iniziare una non ben definita ribellione con i suoi 5 compagni, riesce a diventare Super Saiyan e sconfigge moltissimi nemici, ma sono troppi, viene sommerso, non ce la fa e viene sconfitto infine. Non finisce qua, perché il suo spirito parte effettivamente alla ricerca di 6 Saiyan dal cuore puro per far ripartire il rituale e creare il nuovo salvatore, il Super Saiyan God. Ecco, questa è proprio detta così. Adesso vedremo un pochino se si svilupperà questo tema. È fantastico, a me piacerebbe molto saperne qualcosa, anche perché è da quando sono bambino che non capisco bene tutti questi passaggi, cioè sono un pochino misteriosi. Ecco, se li cominciamo a spiegare bene io impazzisco di gioia. L'ultima nota di colore è su Beerus. Beerus probabilmente ha avuto informazioni su Yamoshi tramite un sogno profetico, i suoi tipici sogni profetici. E perché anche sul libro di Namek è stato riportato l'esistenza di questa cosa? Probabilmente perché l'anziano è entrato effettivamente in contatto con lo spirito di Yamoshi. Allora, abbiamo lanciato questa cosa incredibile, è fantastico. Yamoshi è un personaggio che potrebbe svilupparsi in modo incredibile. Non vediamo l'ora di sapere qualcosa di più da parte di Toriyama, perché alla fine qualcosina si lascia sfuggire finalmente, dai. E niente, se ti è piaciuto questo video metti mi piace, iscriviti al canale e mi raccomando commenta che ne pensi di Yamoshi o Moyashi. A Soia ti piace? A me mi piace. Da Fede è tutto, stay nerd e al prossimo video.